Buonasera a tutti, buonasera a tutti gli appassionati. Siamo alla 37esima puntata del podcast. Abbiamo superato, come ben sapete, le 30 puntate preventivate e qualcuno si ricorderà che dissi: se dopo 30 puntate questo podcast non va, lo chiudiamo, un esperimento come tanti altri per la diffusione del wargaming. E invece alla fine siamo arrivati alla 37esima e continuo a prendere appuntamenti per avere ospiti, designer, appassionati, associazioni. Insomma, per il momento ci stiamo divertendo e mi pare che, viste le... Ci sono anche opinioni discordanti, però visto la maggior parte al momento di opinioni positive, possiamo dire che il podcast continuerà almeno, già ve lo premetto, per giugno e luglio, e poi chiaramente avremo la sosta estiva, dato che ci dobbiamo riposare, abbiamo bisogno tutti di vacanze. Però ecco, questo per darvi la sicurezza che avremo sempre un podcast quotidiano che ci porterà a parlare del nostro amatissimo hobby e amatissima, come dico sempre, disciplina. Che dire oggi? Oggi la puntata è dedicata completamente alla convention di San Marino che si terrà questo fine settimana, venerdì, sabato e domenica. Convention di San Marino, organizzata dalla storica associazione ASGS e supportata, o meglio diretta, da Giancarlo Ceccoli da tanti anni. È una convention che non ha numeri incredibili, ma rappresenta, almeno questo è il mio giudizio per quanto mi riguarda, Il romanticismo, per dirla nel modo inglese, il romanticismo del board wargaming. E mi ripeto, ma lo dico sempre, nei momenti bui del nostro hobby, e mi riferisco non a cavallo degli anni 2000, forse ancora si stava giocando abbastanza, ma 2003, 2004, 2005, quel quinquennio, quel lustro in cui eravamo molto pochi e anche... Le convention dedicate al hobby erano veramente poche o nulle. Intanto saluto Marco, ciao Marco, ciao Diego. Dicevano parecchie poche e nulle, e l'unico che resisteva, diciamo che continuava a non promettere, ma a offrire tavoli per il gioco e wargaming puro e duro, era la SGS con Giancarlo Ceccoli. E devo dire che, certo che delle volte diciamo, ma la diffusione, siamo tornati a parlare tanto di board wargaming grazie anche a Modena, ma non solo. Diciamo che molti hanno resistito, e questa sorta di resistenza ha poi creato il buon movimento che abbiamo adesso, e di cui i giocatori possono andare fieri. Il gruppo Facebook, d'accordo, ormai siamo arrivati a 1070, ho detto per l'anno prossimo, per fine di quest'anno vorrei arrivare almeno a 1250, e diciamo vogliamo darci un traguardo per il 2020, 1500, perché appena abbiamo un'inversione di tendenza dobbiamo fare qualcosa per innovarci, però al momento dobbiamo cavalcare questa grande onda. E ripeto, la Convention di San Marino non cavalca l'onda solo da pochi anni, ma è stato uno dei motori fino a partire dal 1999, qualcuno forse si ricorderà, ma molti grognard se lo ricorderanno, al centro commerciale Azzurra, alla palestra, al campeggio, non mi ricordo adesso perché sono stato solo una volta, e poi il famoso albergo IXO, quello in cui c'era la Team System, una nota ditta software di San Marino, e poi... E passammo al Palace Hotel, che cornice elegantissima direi, molto bella,
e che offre, diciamo, da qualche anno casa e chiesa, camere stupende, uno spazio che si adatta perfettamente alla convention. E quindi, ragazzi, ecco perché la convention, oltre ad avere questa sorta di aurea di romanticismo, è probabilmente la convention per antonomasia dedicata al wargaming. Non dimentico le altre, ma per quanto mi riguarda, rimane ancora adesso la numero uno, e la differenzio sempre da altri appuntamenti come Modena, in quanto lì, a differenza della diffusione, si fa molto gioco, quindi si diffonde giocando, quindi troverete molti di noi a giocare e non a diffondere. Delle volte diventiamo anche un po' noiosi nella diffusione, quindi troverete molti di noi solamente a giocare. Però se uno vuole, ciao Gabriel, benvenuto, però se si vuole sedere a giocare, siamo, come dicevo, inclusivi, accoglienti. Mi riferisco sempre a un post che oggi mi è toccato riscrivere per l'ennesima volta, riguardo a questa sorta di non solo dicotomia, ma di diverse opinioni. Ciao Michele, benvenuto. Di diverse opinioni che abbiamo su Facebook. Ragazzi, io vi voglio bene. Anch'io delle volte magari vedo che mi segnalano un gioco e a me non piace, non lo voglio giocare, però non dico: ragazzi, siete imbarazzanti nelle vostre proposte, oppure ma no, cosa state sbagliando tutto? No, guardate, a me piace questo sistema, il vostro lo seguo, però non so se un giorno giocherò, oppure fatemi cambiare idea, perché guardate che questo del cambiare idea su un dato gioco non è un fatto così remoto. Proprio l'altro giorno, no, l'altro giorno, proprio ieri dicevo con, mi pare, un tale Giacomo, non mi ricordo il cognome, ho affermato che la serie, Battalion, di Dean Essig, non mi piaceva dal punto di vista della sequenza del combattimento, ma non che fosse un fatto completamente sbagliata, ma purtroppo, chi l'ha provato, chi l'ha giocato, io non l'ho giocato per 10 anni, l'ho provato un paio di mesi, l'ho anche paragonato al vecchio, ma sempre nobile, Wachtram Rhein della SPI, e avevo detto che le meccaniche di gioco della BCS, che apprezzavo, però rendevano il gioco farraginoso. Ma questo non vuol dire che, infatti, io ho lasciato detto, ma non vuol dire che magari se torno a giocare col sistema, magari c'è stata qualche modifica, mi hanno chiarito qualche concetto che forse non avevo capito. E infatti, Brazen Chariots, che è l'ultimo gioco sulla serie. Ecco, bravo Marco, argomentare, ma infatti argomentiamo, poi io sono il primo che se faccio un'affermazione e qualcuno mi fa riflettere, tanto insomma siamo in democrazia, non siamo tutti perfetti, e se uno mi argomenta correttamente, può darsi che, ma lo sai che c'hai ragione, ascoltare ragazzi, ecco, veramente, io posso fare un'affermazione netta e decisa, però se qualcun altro intelligentemente, senza insomma aggredire, mi dice: guarda che forse se tu lo vedi da questo punto di vista, magari potresti cambiare idea. Così stanno le cose, ragazzi. Il wargaming, qualsiasi wargame, non può essere visto solo da un punto di vista. Ecco, parlavo di strategici, parlavo, ecco, di Lebensraum, che a me piace tanto, ma qualcuno potrebbe dire: Mauro, a me quel Lebensraum che focalizza sulle fonti di rifornimento, sui punti di risorsa, non mi piace. Preferisco il dettagliatissimo World in Flames. Benvenuti, ciao Giuseppe, ciao Giancarlo, fra poco ti vado a chiamare, mi sto già troppo dilungando. E ecco qual è il taglio che dobbiamo dare. E ve l'ho detto, ragazzi, noi delle volte ci offendiamo pure. Dal punto di vista del: ah, ma siete coloro che giocate a Risico? La risposta non è: ma che cosa stai dicendo? Perché magari il club di Risico che sta a fianco e ci sente dire: è un gioco così semplice che non puoi definirci giocatori di Risico. Non è così, in quanto Risico, chi l'ha provato, e io sono il primo ad averlo provato, mi pare che la prima, scusate il termine, risicata la feci a 8 anni, 9 anni, entusiasmante, ma anche adesso, se mi siedo a giocare a Risico, sono convinto che mi divertirei. Adesso è qualche anno che non lo gioco,
ma anche Risico fa parte del nostro mondo. Allora non è che chi gioca solo a Risico deve essere confinato perché abbiamo 4 che giocano a ESL o 2 che giocano a CS. Vuoi giocare solo a CS? Bene, ti ascolto, però ci sono anche gli altri. Per favore, ci vuole poco, siamo tutti abbastanza adulti. Se non cominciamo a entrare in quest'ordine di idee, non andiamo da nessuna parte. Vogliamo essere di più anche a chiacchierare? Ecco, questo podcast è fatto per chiacchierare più del meno, per dare la voce al designer, per dare la voce all'appassionato, per dare la voce all'associazione, il gruppo. Cioè, diamo voce, cerchiamo di essere inclusivi, perché se no non ce la facciamo, in quanto siamo già, io sempre dico, wargamer individualista, wargamer un po' introverso, però è semplice, ragazzi, l'ho detto, è molto semplice cercare di essere inclusivi. Io parlo anche poi da docente, quindi magari sono abituato a questi discorsi, però guardate che ascoltare, cercare di argomentare, poi se non si riesce a essere d'accordo, ragazzi, io uso un grande termine inglese che mi piace, agree to disagree. Continuiamo a vivere, andiamo a prenderci un caffè, tu la pensi in una maniera, io la penso in un'altra su quel wargame, ma possiamo essere amici in ogni caso. Quindi infatti io, guardate, posso anche discutere, poi alla fine rimaniamo le nostre idee e possiamo convivere. Non è sicuramente un wargame che mi farà, insomma, che mi farà cambiare il mio modo di vita. E certi giocatori di Risico, dice Giuseppe, non sanno che ci sono giochi simili al wargame. Ecco, vedete, ma il giocatore di Risico per me ha una sua valenza, perché ci sono dei giocatori di Risico molto bravi che possono portare quello che fanno strategicamente anche a livello basico nel Risico, lo possono fare tranquillamente nel wargame. E infatti dai semplici appassionati, adesso io tanto non gioco a Risico, ho visto che c'è stata un'evoluzione, ho giocato tanto da preadolescente e un po' da adolescente, ma in realtà adesso è cambiato molto, si fa un attacco, ci si ferma, si pesca la carta e si prosegue. Quella è strategia, ragazzi, quindi è inutile che ci arrabbiamo. Se abbiamo, io ho giocato a Risico, bene, vieni che magari facciamo un'altra partita a Risico e magari facciamo una partita, un altro wargame che ti attira. E anche del periodo storico, non è che se uno predilige la seconda guerra mondiale è un guerrafondaio, e quello, o meglio, no guerrafondaio, ma è una, scusate, seconda guerra mondiale, gioca con i tedeschi, è un nazista, gioca con i sovietici, non vuole avere l'esercito tedesco, è un fascista. Scusate, ma ragazzi, ma questa dicotomia, questa sorta di generalizzazione dovremmo averla superata. Su, vediamo un po', veramente ci tengo a questo fatto, perché il gruppo cresce, perché siamo sempre quasi tutti positivi. Chiaro che possiamo essere discordanti, però ciao Pietro, benvenuto, però accidenti, cerchiamo un attimo di essere accoglienti con coloro che la pensano diversamente da noi. Risico Star Wars, bellissimo, non l'ho mai giocato ma lo vorrei giocare. E ragazzi, parlate con uno che continua a dire che per me l'Ex Encounter è il primo amore e sarà sempre primo amore, ma in ogni caso ho giocato così tanti sistemi che mi sento di dire quello è il primo amore, ma poi ci sono tanti amanti. Quindi vediamo un po' di cambiare impostazione per quanto riguarda il mondo del wargaming e tutto quello che ci gira intorno. Veramente un invito che faccio a tutti di cuore, perché personalmente ci credo. E bene, ragazzi, non mi voglio dilungare oltre, perché poi parlerò di giochi con Giancarlo. Vado a chiamare Giancarlo, che oltre a essere presidente della sorta di scusate, dell'associazione ACGS, ecco, stavo facendo il numero, ragazzi, scusate, mi ero distratto, lo sto chiamando. E dicevo, oltre ad essere presidente dell'ACGS, è l'organizzatore principe della convention di San Marino, che porta avanti da più di 20 anni. Quindi ecco, sì, qui Giancarlo, sei in linea? Giancarlo, mi senti? Ho un ritorno. Ho un ritorno. Aspetta, Giancarlo. Ecco, ragazzi, vedete il bello della diretta. Non so cosa sia successo. Vado a richiamare. Questa è la prima volta che mi succede. Avevo un ritorno in voce, in cuffia. Vabbè, ragazzi, io non sono un tecnico. Non so, vediamo un po'. Giancarlo, ora mi senti meglio? Scusa. Non so cosa sia successo. Vado a richiamare. Questa è la prima volta che mi succede. Avevo un ritorno. Mauro? Pronto? Mauro? Mi senti? Io ti sento. Ok, perfetto, scusate ragazzi, ma avevo un ritorno in cuffia e non riuscivo a sentire bene Giancarlo. Giancarlo, buonasera, ti faccio anche l'applauso.
Ciao, ciao Mario, buonasera a tutti, ciao a tutti. E Giancarlo, penso che avrai ascoltato la mia introduzione, era più rivolta, era anche un appello, e parliamo un attimo direttamente della tua convention, che è un esempio di accoglienza e di inclusione. E tu fai accoglienza e inclusione nella tua convention da tanti anni, corretto? Sì, io, se mi permetti Mauro, stavo ascoltando la tua bellissima introduzione a questa puntata, no? E prima di parlare della convention, vorrei permettermi, approfitto di quello che hai detto, su alcune tue valutazioni, perché forse è interessante anche un'opinione da parte mia su un paio di argomenti che hai toccato, molto interessanti, secondo certo. me. Certo. Allora, intanto hai parlato della diffusione, no? Che a volte ci si stanca anche di farla, siamo freschi di play, eccetera, eccetera, no? Ecco, io vorrei aggiungere a quanto tu hai detto, con un'ottima, insomma, analisi di questo argomento, che naturalmente anche fare, organizzare incontri ludici come quelli che facciamo noi da anni, no? Quindi chiamiamole convention, chiamiamole un po' come ci pare, è comunque sempre diffusione. Certo, certo, assolutamente. Non è soltanto decidere cosa piazzare su un tavolo, a cercare di attirare giocatori, cercare di spiegare i giochi, eccetera, eccetera, ma la diffusione, insomma, di un hobby così di nicchia come il nostro, secondo me, e credo che, insomma, questi oltre 20 anni di esperienza con il gruppo, insomma, di cui sono presidente, lo possono confermare, è sicuramente diffusione magari diversa di quella che si fa anche a play il mese scorso, ma secondo me è molto importante. Poi una battuta, hai citato Risico. Allora, io ho fatto un po' la strada che hai fatto anche tu, nel senso che non ho mai giocato moltissimo Risico in realtà, però quando mi ci sono avvicinato per motivi sempre di, come dire, convention, perché cercavo, no, un gruppo di giocatori, chiamiamolo così, aggiuntivo a quello che noi già facevamo, ho trovato un mondo diverso anni fa che mi ha dato anche diverse soddisfazioni, perché in ogni caso, quando Risico andava abbastanza di moda, no? In Italia, quando ancora l'editrice Giochi lo spingeva tantissimo, no? C'era il torneo nazionale. Sì, accidenti, l'editrice Giochi l'ha spinto non ancora fino a 5-6 anni fa, mi pare che c'era un corner dell'editrice Giochi. E comunque muoveva un numero di giocatori veramente interessanti, certo. Che poi provato e visto come lo giocavano, è chiaro, può interessare molto meno giocatori come noi, però insomma era una serie di tavoli, un gruppo veramente interessante da poter ospitare ed inserire nelle convention, insomma, che noi abbiamo organizzato. Insomma, questo un po' per come dire, sottolineare quello che hai detto anche tu da parte tua poco fa. Ecco, ma infatti Giancarlo, come ti ripeto, noi forse, ma anche te la pensi come me, noi ci sediamo a giocare a qualsiasi cosa, proprio perché la passione per il wargame va oltre, è la passione per sedersi con gli amici e giocare a qualsiasi cosa, è quello che magari qualcuno si ostina a negare, cioè io voglio giocare solo ai miei giochi, sì, d'accordo, però quando sei fra amici e proviamola questa, poi magari la prendiamo a ridere, quello è lo spirito giusto, che si trova alla convention di San Marino. Infatti la convention di San Marino, io fin dalla prima volta che sono venuto ho trovato gente accogliente che mi diceva: guarda, ti puoi mettere a giocare con Tizio e poi facci sapere, oppure partecipa alla premiazione che facciamo dopo. Io mi riferivo al centro commerciale Azzurra o a quando scendevamo, dove era il campeggio lì, non me lo ricordo bene perché poi alla fine ci sono stati tanti appuntamenti. Senti Giancarlo, ma parliamo della nuova convention di questo fine settimana per cui ci stiamo preparando. Che cosa ci racconti di questa convention? Siamo praticamente, ci siamo, quindi fra 2 giorni iniziamo, fra 3 giorni in realtà iniziamo la convention. Proprio oggi abbiamo iniziato gli allestimenti. Ho visto le foto. Infatti quest'anno è diventata ancora più complessa di quegli anni precedenti, per il motivo che fra poco... Perché dovete fare le scale, cioè dovete portarli sopra. Abbiamo dovuto fare le scale. Fai conto che oggi comunque avevamo
soltanto oggi per l'allestimento c'erano 12 persone che stavano lavorando con tavoli e sedie, quindi accidenti. Per darvi un po' la dimensione di questo evento. Allora, la convention di quest'anno, dunque, tu hai fatto già anche un po' di storia, quindi non sto a tracciarne ancora e ti ringrazio di quello che hai detto poco fa. Dunque, quest'anno in sostanza la convention è suddivisa in tre settori principali. Tre settori. Allora, iniziamo forse da quella che è la novità, adesso chiamarlo settore forse sarà un po' esagerato, però abbiamo riservato una zona della convention molto bella, molto interessante, ed è quella appunto dedicata ai soldatini di carta, che grazie alla collaborazione del nostro amico Riccardo Savoia, il Savoia, vedrà almeno 5-6 tavoli con esposizioni dei suoi modellini, mi ha promesso perlomeno 3 o 4 diorami molto interessanti, di cui credo anche un paio di tipo napoleonico, quindi sarà una zona veramente interessante, si potrà giocare anche a questi tavoli, quindi questa è una novità abbastanza interessante per noi, e quindi questa è un po' la novità di quest'anno all'interno della convention. E quindi ringraziamo Riccardo per Bravo Riccardo. Che sta facendo, che ci dà appunto, permette di fare, di offrire a tutti gli appassionati anche questo settore qua. Poi dal 2011 fino all'anno scorso, tu lo sai, abbiamo sempre ospitato un settore importante che riguarda il wargame classico. Il 3D, diciamo, il wargame tridimensionale. Il referente che appunto ci organizzava all'interno di San Marino Game Convention, la cosiddetta DadiCom, ha preso un po' altre strade, quindi noi ci siamo organizzati, abbiamo trovato altri amici che portano avanti questo discorso, entusiasti. Bene. E stanno organizzando veramente una zona dedicata al 3D, molto bella, molto interessante, e come dire, la caratteristica di cui sono veramente soddisfatto e orgoglioso è che anche questa sezione da quest'anno sarà molto più come dire, orientata al gioco giocato. Quindi assume proprio l'aspetto che è un po' quello che ci caratterizza nel settore nostro, insomma, quello dei board game, di board games, che dove praticamente non siamo assolutamente all'interno di una fiera quale play, ma in una convention dove appunto si viene per giocare, per provare giochi nuovi, playtest, eccetera, eccetera. Quindi veramente una cosa molto bella, interessante, anche in questo settore appunto dei wargames 3D. Sì, invece di vedere il diorama gigante, bello da vedere, ma qua non si gioca, si vede solo, magari si sarà il cavolo più piccolo, però si può anche giocare, il che non guasta, perché io continuo a dire di bellissimi diorami. Non è proprio così, perché in realtà hanno organizzato e abbiamo proprio allestito oggi due grosse postazioni. Ah, vedi, ecco qua, è come al solito. dedicate a scenari napoleonici, molto belli secondo me, quindi uno sarà su Waterloo e l'altro sulla battaglia, adesso non me lo ricordo, credo la battaglia di Moker. Ah, però... molto 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 interessante. Stranissima questa cosa, che si riesce a organizzare lo stesso un settore dedicato al wargame 3D quando manca, diciamo, il traino principale. Veramente strana la cosa. Sì, è un po' il trend che ho cercato di, ma io in realtà erano anni che lo chiedevo anche al referente precedente, insomma, l'amico Loris. Poi lui era molto, come dire, dedicato alla partecipazione di negozianti che sembravano appunto, come dite, l'unico elemento trainante, invece poi anche parlando con chi frequentava quella sezione, insomma, ci siamo accorti che in realtà anche questi giocatori amano ritrovarsi, poter utilizzare tavoli anche per 2 o 3 giorni, poter giocare anche in orari serali, quindi quest'anno ci saranno anche loro insieme a noi che giocheranno, tra l'altro. Sì. Quindi è una sezione che si sta veramente muovendo bene, di cui ne vado molto, molto orgoglioso. Bene, bene. No, è bello perché tu avevi già detto l'anno prossimo non so se ci sarà una sezione Wargame 3D, che è sempre un bel vedere e fa sempre immagine all'esterno. Esatto. E quindi no, è una bella cosa averla anche quest'anno. È veramente una bella cosa, sì. Ecco, poi naturalmente
veramente insomma, il cuore pulsante della nostra convention è la sezione, la nostra sezione, no? Quindi giochi da tavolo, board game, board war games, e qui le novità sono diverse. Intanto partendo un po', come dire, da una caratteristica che negli ultimi anni era andata un po' scemando, cioè i tornei, devo dire anche con mia grande sorpresa che parecchi giocatori ci hanno contattato per organizzare tornei, per organizzare i tornei. Quindi ci sono alcune conferme di tornei che per noi ormai sono dei classici, perché quando si parla di giochi ferroviari credo che la convention di San Marino sia... È la capitale. È la capitale dei giochi. Com'era una cosa una volta Diplomacy, quando facevi quei grandi tornei di Diplomacy. Ecco, poi dovremmo parlare perché non c'è più il torneo di Diplomacy, fra l'altro. Questo... Ma te lo dico subito, perché purtroppo... dunque, io personalmente mi sono fermato nel trattare questo gioco ormai da una decina d'anni. Non dico che è colpa mia che non c'è Diplomacy, chiaramente la convince, mancherebbe, però a livello italiano e anche a livello europeo mi dicono altri amici che invece a cui continuarono a giocarlo anche fino a poco tempo fa, è un po', c'è un calo generale, diciamo, no, legato alla passione che ruota attorno ai tornei. C'era tutti i ricordi, noi abbiamo ospitato per ben due volte il torneo, il campionato europeo sul gioco Diplomacy. Il primo nel 2003 e il secondo nel 2011. Poi sì, mi ricordo. Abbiamo mancato il mondiale, che invece hanno fatto poi in giro per l'Europa, eccetera. Però mi dicono insomma che a livello europeo c'è un calo generale che riguarda il titolo. Quindi purtroppo abbiamo perso i referenti che ce lo curavano e abbiamo deciso di organizzarlo. Però io sono già 2 o 3 anni insomma che non c'è più. Infatti sì. In sede abbiamo giocatori veramente forti, quelli continuano ad essere ad attirare un bel gruppo di giocatori. Insomma. Anche Paolo Carraro diceva: purtroppo a Diplomacy ci sono troppe prime donne. Ma questo non lo so. Non lo so, posso credere a Paolo. Possiamo credere a Paolo. Di certo ha vissuto anche gli anni migliori dei tornei. Penso di sì, sì. Io mi ci sono scontrato parecchio anche per organizzare quei tornei che avete visto durante le convention, perché c'erano parecchi attriti, c'erano così, chiamiamole anche esigenze. Insomma, è andato un po' così. Adesso probabilmente tornerà, adesso lo ricopriremo magari per il prossimo anno, vediamo un po' come si sviluppa la situazione. Comunque 10 tornei leggo, Giancarlo. Guarda, ripeto, i ferroviari, poi abbiamo... 16 giocatori. Pet of Glory, ce lo cura Giuseppe, quindi sì. Sarà sicuramente un successo come cosa... Io non partecipo per non rubare le caramelle ai bambini, ho già promesso, diciamolo in diretta, io ho detto a Giuseppe non costringimi a partecipare, ma no, perché purtroppo io vorrei fare... Quelli che partecipano non sono tanto esperti, hanno fatto poche partite, quindi vorrei che cioè, ci fosse qualcuno, però poi alla fine che cosa hai messo di premio? Perché poi io divento anche un pochino... Vabbè, quest'anno i premi sono un pochino più economici. Sì, vabbè, bisogna tirare la cinghia. Regaleremo scatole di gioco. Le dadine sono sempre importanti, ricordiamo le dadine che premieranno. Le dadine, guarda, alla faccia della crisi, in realtà quest'anno non una, non due, ma quattro. Quattro dadine? No, non ci credo. Quattro no, ragazzi, però non mi puoi fare così, Giancarlo. Cioè, io poi alla fine mi distraggo. Sono nella 2 giorni e mezzo, insomma, ne abbiamo 4. Quindi preparatevi. Madonna santissima, ragazzi, 4 dadine, voi non vi rendete conto? No, c'è gente che non si rende conto. Siamo riusciti anche a strapparne la presenza di almeno 2 per l'asta del sabato sera. L'asta, ragazzo, quella le conduco io le dadine. Il momento in cui posso condurre le dadine, l'unico momento. Io vengo apposta per quello, praticamente. Sappiate, chiaro, che io vengo solo per quello. No, perché sono bravissimo, perché belle, danno una mano. No, alla fine, ecco, vorrei sfatare un mito. Cioè, negli ultimi anni abbiamo visto veramente la professionalità. Ti aiutano l'organizzazione, sempre disponibili a cercare di dare una mano. No, ragazzi, è dal punto di vista hostess professionali. Non crediate che è una festa di paese, cioè su questo non ci piove. No, tendo a dirlo perché magari io ho fatto la battuta, ma insomma, la battuta d'accordo, però ci sono veramente professionali da tanti anni. No,
Confermo e sottolineo che veramente sono fondamentali per la perfetta riuscita della nostra manifestazione. Sì, sì. Poi detto questo, continuando con i tornei, appunto, avremo un po' sull'onda anche della messa in onda, no? Dell'ultima serie di Game of Thrones in TV. Quello è interessante. Ma paradossalmente, adesso non mi tirate le bottiglie addosso, ma mi piacerebbe vedere questo torneo. Dato che, insomma, Game of Thrones è una delle TV serie preferite, non solo mia, ma penso di tanti. Poi il gioco della Fantasy Flight, insomma, è un bel gioco, quindi sì, sì. Vediamo un po' se riescono perlomeno ad organizzare uno o due tavoli. Poi abbiamo avuto la collaborazione di un altro amico, di Bruno, quindi che si organizza un tavolo, forse due, se riusciamo, qui a un torneo di Distant Plane, quindi uno dei sì. coin che io amo di più, fra l'altro. Sì, lo so, l'hai sempre prediletto. Prediletto, quindi vediamo se parte anche questo torneo, che comunque è previsto. Poi grazie a Marco faremo Labyrinth, Marco Mengoli. Altro grande gioco. Non può mancare, poi abbiamo, vabbè, un torneuccio, anzi, torneuccio per modo di dire, perché poi anche il mondo, ecco, questo poi fa parte di quella parte un po' astratta della convention, ne parliamo magari dopo, quindi il mondo legato a Lego e al cubo di Rubik. Poi abbiamo addirittura tre tornei, tornando al discorso della sezione dei wargame, che appunto si organizzano in quella sezione. Uno è un Warhammer Kill Team. Sì, un ultimo regolamento, mi hanno spiegato, ma io non lo conosco. Comunque 15 giocatori, tanto di cappello. Sì. Poi abbiamo questo Dust 1947, che è un sistema ambientato appunto nel dopoguerra, diciamo così, una sorta di fantasy però con ambientazione dopoguerra, e poi il Signore degli Anelli. Questo sarà veramente molto bello, molto molto bello, perché hanno chiesto tanti tavoli, mi dicevano che hanno scenari veramente interessanti, graficamente, che fanno luccicare. Ecco, abbiamo in linea Fabio Pellegrino, che diceva: non dimenticate lo Sport Corner. Ok, arriviamo Fabio. Ecco, adesso ci arriviamo. Ho fatto una carrellata intanto dei tornei. Tornei che sono in programma. No, questa riprova che sei anche contenitore, non è solo wargaming, ma cerchi di abbracciare più aspetti del wargaming, quindi insomma, che sia fantasy, che sia gioco ferroviario. Leggo anche Keyforge, c'è anche il torneo di Keyforge. Quello se lo gestisce appunto il ragazzo che ha la sezione dedicata a Lego, quindi bene. Fanno anche questo tipo di torneo qua. Bene, bene. Bene, tornando a noi, insomma, dicevamo allora. Dunque, noi siamo anche molto orgogliosi quest'anno di essere riusciti anche ad avere la partecipazione di quasi tutte le aziende italiane che ad oggi si occupano di board war game, quindi pubblicano giochi che noi amiamo. No? Quindi bene. Saranno con noi ormai una sicurezza, una conferma ogni anno Europa Simulazioni. Sì, Nicola Contardi sarà sicuramente a San Marino. Diventeranno tavoli veramente molto belli, e in particolare il tavolo con il playtest dedicato alla battaglia di Caporetto dovrebbe sì. uscire il prossimo anno. Esatto, quindi quello è ancora molto bello. Poi avremo la Access, anche questa è un'azienda che ormai è con noi da diversi sì, Marco anni. Gnagnetti è sempre una presenza costante a San Marino. Anche lui. Poi Dissimula, quindi Sergio con il suo Radeschi, e credo anche un titolo nuovo che sta comunque quello sulla Seconda Guerra Mondiale, da Salerno a Roma. I primi playtest, eccetera, insomma, ecco. Ci sarà la Cobblepot, quindi gli amici Giacomo e insomma di Santo Pietro, sì. lo staff. E abbiamo i ragazzi di Ergoludo che hanno fatto, insomma, di recente la versione italiana di Here I Stand. Quindi, porteranno Time of Crisis, se tu, che tu sappia. L'hanno detto anche me, però non so. No, perché io sono ancora all'annuncio Time of Crisis. Alla fine sarebbe interessante vederlo, però ancora non se ne parla. Pensavo che a San Marino lo portassero. No, che io sappia no, può darsi magari ci fanno una sorpresa, questo non te lo so. Maybe. So con certezza che hanno chiesto di organizzare, speriamo di trovare i giocatori, almeno un paio di tavoli di Here I Stand. Bene. Quindi
So che un tavolo è già completo, quindi probabilmente sta partendo anche il secondo, e sarebbe una gran bella cosa, un gran bel successo secondo me, perché è un gran bel gioco, quindi certo, sarà certo. Una bella zona. No, invitiamo tutti che magari chi non l'hanno provato, se vengono a San Marino, magari non impegnarsi per tutti i 2 giorni e mezzo, però sedersi e provare a qualche turno, perché vale sempre la pena come multiplayer. Esatto, esatto. Ecco, poi abbiamo anche questo, ormai diventa un immancabile alle convention italiane, quindi abbiamo l'amico polacco di Tactica. Wojciech ormai è praticamente una sicurezza anche lui. O gli dai la cittadinanza sammarinese, perché ormai tra l'altro non so se avete visto, ieri ha proprio postato ieri anche sul gruppo Casus Belli su Facebook, sì, questi giochi suoi nuovi di moderni, sì, uno moderno e l'altro da rivolto di Vassaio, deve essere interessante secondo me. Sì, sono attratto da quel titolo più che da Ardenne 2024, che non è che sia nelle mie corde, però può darsi che abbia fatto un bel lavoro, infatti sono curioso di vederlo. Poi mi aveva promesso, spero mantenga la promessa, di non so se ha creato uno scenario o un modulo aggiuntivo al gioco sulla, il titolo è Bologna, no? Sì. Il fronte della gotica praticamente poi dopo la gotica, in realtà, che aveva già aprato l'anno scorso, sì. Dovrebbe, no, ripeto, non so se ha fatto un modulo a parte o è comunque soltanto uno scenario che dovrebbe ricreare appunto le battaglie della gotica fra Rimini e San Marino. Quindi, ah, interessante questo fatto. È quello che avevo chiesto io l'anno scorso, e ho mandato anche del materiale, vediamo se ti fa la sorpresa, e dovrei appunto presentarlo nel weekend alla convention, insomma. Bene. Ecco. Poi, altre conferme sempre graditissime sono i ragazzi di Udine, quindi con il loro sistema su Fighting Wings. Fighting Wings, anche loro sono ormai, partecipano a tutte le convention che possono. Tutto. Quindi mega scenario sulla battaglia di Midway, sarà molto bello come sempre vedere i loro modellini su questo, certo, mega tavolo che ci piaceranno. Avremo altre cose, giochi anche piccoli che alcuni di noi hanno progettato e sono in fase di playtest, quindi li vedremo un po' spazi per tutta la convention. Ecco, prima che mi dimentico, ricordiamo appunto subito l'angolo veramente molto interessante quest'anno che ci organizza Fabio Pellegrino, insieme al nostro socio Marcello e a un amico suo, si chiama Loria, se ricordo bene, sui giochi sportivi. Quindi quest'anno faranno un angolo sportivo veramente interessante, con giochi sulla Formula 1, sulle corse dei 1500 metri, sul ciclismo, e poi hanno promesso altre novità, vediamo un po' cosa portano, però sicuramente sarà interessante, molto, io credo anche molto frequentato. Sì, ma Fabio Pellegrino è veramente uno che sa parecchio dei giochi sportivi e affini, quindi chi meglio di lui potrà veramente, insomma, spiegare e illustrare questi giochi sportivi, quindi anche Fabio Pellegrino è una bella presenza. Cioè lui poi è un appassionato della nostra convention, perché ci frequenta da lontano 99, che tu hai ricordato prima, e lui era un super appassionato appunto dei giochi ferroviari, quindi adesso, e degli sportivi già all'epoca, adesso si è dedicato agli sportivi che ai ferroviari, però insomma... Sì, diciamo che ha trovato la sua strada, che noi, io non lo seguo, però ha trovato la sua strada, ognuno trova la sua dimensione. Poi quasi per concludere, abbiamo anche una zona sempre fra i board game che ci organizzano ragazzi qui di San Marino, sì, un altro gruppo di San Marino che però si dedica a giochi German, no? Quindi più soft rispetto ai nostri, fra l'altro veramente molto belli, fanno un angolo importante, hanno garantito una presenza veramente importante, quindi tutta una serie di giochi anche molto più indicati, no? per chi si avvicina appunto al discorso di prima della diffusione, no? Quindi sì, fanno giochi più soft, più semplici, ripeto, sono anche molto contento perché è un gruppo qui di San Marino, sono ragazzi molto giovani, molto attivi, quindi faranno veramente una bella zona in collaborazione con gli amici sempre qua di Rimini, i Zugheremini di Rimini, che appunto in collaborazione con questi ragazzi di San Marino faranno questa zona qua dei giochi più soft. Fra l'altro tratteranno anche il gioco di ruolo, partono già venerdì sera, sì, questa è una novità, quindi avremo gente anche in serata, insomma, abbastanza importante.
E quindi anche questi siamo molto soddisfatti, insomma, di avere agganciato il gruppo e di portarlo dentro la convention, insomma. Grande, grande. No, tante cose, sto sentendo veramente tanta, tanta carne al fuoco. Ecco, poi un po', sono quasi, come dire, abbiamo quasi raccontato tutto. Andiamo un po' a quella che era, io negli ultimi anni la denominavo un po' il salotto culturale, no, della convention, nel senso che sono già per almeno 4-5 anni che organizziamo delle conferenze storiche, no? Sì. Quindi, come tu ben sai, abbiamo avuto ospiti anche di riguardo, perché il professor Briz, insomma, non era un ospite da poco, quando ci parlò appunto dei suoi ultimi lavori, dei suoi ultimi libri. Lui è uno specialista del periodo di Annibale. Sì, ricordo che praticamente demolì il sistema SPQR riguardo a Trasimeno, me lo ricordo bene. Sì, noi eravamo tutti là, ah davvero, però insomma, però lo giochiamo lo stesso. No, questa è una riprova che giustamente lui da storico fece un'analisi e ci fece capire, guarda, molto probabilmente non era proprio così, e quindi insomma è lo storico. Poi ecco, questa è la differenza sostanziale, vedi, che a noi poi piace giocare, anche se poi lo storico ci dice sì, però potevano fare 2 chilometri anziché 4, sì vabbè, però giochiamo, su, vediamo un po', però lui giustamente fornì dei dettagli veramente preziosi. No, dicevi, quest'anno non essendo al, ecco, prima non l'ho detto, lo dico adesso, quest'anno la convention non è nel piano zero, dove voi, sì, importante questo, dove è stato organizzato, insomma, diciamo negli ultimi 4-5 anni, ma andiamo al piano 1. Quindi adesso non sto a spiegare i motivi, che sono anche legati alla logistica del Palace Hotel. Lo spazio è diminuito? No, non penso. No, lo spazio è aumentato. Perché addirittura. Dai circa 1600 metri, 1600 metri quadri, abbiamo coperto quasi 2000 metri quadri. Bene, bello. Questo tutto sommato, malgrado giù la sala fosse veramente elegante, però molto, insomma, elegante. Allora, il piano zero è chiaramente più bello, certo, è la nostra convention, perché ormai eravamo abituati con lo spazio, però un difetto ce l'aveva, nel senso che ne abbiamo già parlato, credo, la convention era praticamente divisa in due parti, perché c'era la sala dove eravamo noi e poi c'era la sala dove appunto c'erano le miniature, il 3D. Vero, forse questo, sì, vero, sì. Nel piano 1 vedrete, chi non l'ha mai visto rimarrà abbastanza sorpreso, perché è un enorme salone, quindi saremo tutti insieme, e quando un visitatore, un partecipante, un giocatore arriva dalle scale sul piano dove appunto organizziamo la convention, ha un colpo d'occhio incredibile, perché dal lato della sala vedi tutta la convention fino all'altro lato. Quindi, e questo potrebbe essere magari un miglioramento, perché sì, il Wargame 3D era in un'altra grande stanza, però dovevi andarci apposta, e forse esatto, questo magari era fuorviante. Esatto, sì, esatto. Però cioè, organizzandola in questa parte del Palace, ripeto, oggi ho visto la vestimenta, insomma, sono molto soddisfatto, spero lo sarete anche voi, invece come svantaggio che non ci sono delle zone, chiamiamole un po' appartate, quindi le salette dove abbiamo organizzato da sempre vuoi l'asta vuoi appunto le conferenze, quest'anno abbiamo dovuto organizzarle in un angolo, insomma, di questo salone, quindi non avendo la parte così più appartata di fare delle conferenze anche con 25-35 persone come solitamente riusciamo ad organizzare, abbiamo deciso, e questo grazie a voi, di organizzare delle interviste. Quindi avremo degli ospiti, ma faremo delle interviste più o meno brevi, dove questi ospiti raccontano un po' delle loro esperienze, e soprattutto 4-5 di loro raccontano, ci presentano ultimi lavori, che sono poi dei libri molto interessanti a livello storico. Sì, sarà, diciamo, la copertura mediale, la copertura dei media per quanto riguarda San Marino. Ricordo che Marco Mengoli è il preposto alle interviste, quindi preparatevi alle domande da non wargamer alla Marco Mengoli. Invito tutti a prepararsi, perché
Cioè, altrimenti vi rimetterà in difficoltà, io ne sono convinto. Senti, dove sarà questo spazio? All'entrata, Ah, all'uscita? proprio nei pressi della reception Sì? abbiamo organizzato un vero e proprio salotto, quindi sarà veramente Ah, l'ho molto, visto in foto. molto Se è quello, interessante. l'ho visto in Esatto. foto di cui parlavi dello sfondo. Sì. Salottino, esatto. E in questo salottino si alterneranno alcuni amici che sono in particolare Enrico Cerbi e Andrea Massignani, Alessandro Massignani, che presentano i due loro ultimi lavori sulle battaglie di Rivoli e di Arcole. Di battaglie napoleoniche. Sì. Quindi sarà un incontro, un'intervista veramente molto, molto bella e interessante con due appassionati come noi, che sono anche degli ottimi storici, perché hanno fatto veramente dei lavori di Sì, alto livello. infatti hanno scritto molti libri su questo argomento, quindi insomma, varrà la pena di ascoltarli. Sicuramente sì. Poi avremo Paolo Capitini, che è praticamente un ex ufficiale dell'esercito italiano, ha avuto anche esperienze veramente molto importanti nel suo ruolo di colonnello e ha scritto, io credo di poter affermare senza ombra di dubbio, un gran bel libro sulla battaglia di Waterloo. Quindi ci sarà lui che ce lo presenta Il e cammino per Waterloo. sì, Sa io me ne ok. sono letto un gran bel po', mi è piaciuto parecchio, entra molto nel dettaglio e quindi appunto la sua intervista probabilmente sarà anche un pochino più lunga perché ci sarà da divertirsi a fare domande su questa battaglia che chiaramente conosciamo tutti, eccetera. Quindi un intervento veramente interessante, credo. Poi abbiamo ormai anche questo un amicone della convention, Riccardo Masini. Presenta la ristampa, no, di questo volume, Le battaglie che hanno cambiato la storia, un lavoro che in precedenza aveva pubblicato il padre, se non sono Sì, fatto Sergio bene. Masini aveva fatto l'edizione per la Mondadori, Riccardo hanno rimesso le mani padre e figlio e hanno anche aggiunto, ci sono delle sezioni nuove nel libro, appunto aggiunte da Riccardo. È un libro, diciamo, che è un pochino più ampio rispetto a quello precedente. Sì, diciamo che in realtà ha fatto, me lo sono sfogliato un gran bel po', ha inserito un capitolo espressamente dedicato al nostro hobby, quindi con i riferimenti, no, alle Sì, battaglie che lui sì. ha trattato nel volume, con tutte le indicazioni per poterle ricreare anche a livello simulativo con i nostri giochi, eccetera, eccetera. Interessante anche questo Sì, fatto. sempre una buona cosa per quanto riguarda tutto il movimento. Poi l'intervista un po' clou della convention, anche la presenza direi, sarà appunto quella di Michael Reske, che è un autore americano che per conto della GMT ha pubblicato, se non vado errato, tre o quattro titoli sulla Prima Guerra Mondiale, intitolati 1914, con i sottotitoli, eccetera, eccetera. Questo è Ah, l'articolo molto sul interessante questo. Sai che Chiapas. non l'avevo visto, o meglio, non mi era sfuggito? No, questa è una cosa molto bella, questo è grazie all'amico Andrea Brusati, Sì? anche lui un esperto, oltre che appassionato giocatore, come ben sai, è un esperto anche di come dire, di progetto, di Sì, vabbè. simulazioni, perché ha Sì. già fatto Gorizia e Strategic Expedition, quindi è appunto i playtest che mettono, che ci presentano alla convention, è appunto Caporetto, dove vedremo anche questo autore americano che farà i playtest con Andrea e probabilmente presenteranno anche i suoi giochi 1914. Non so bene quale dei due o tre giochi, però insomma Beh, però, insomma, presenteranno. è sempre un evento, insomma, Sì, è un bel GMT vuol evento, dire bel sempre giochi di evento. qualità, quindi, insomma, ben venga e sarà un piacere No, ascoltarlo. fra l'altro è praticamente un raduno nel raduno, perché sono addirittura 6-8 giocatori. Sì? Quindi due o tre italiani, c'è questo autore americano, che penso anche un paio di svizzeri, che ogni anno si trovano in giro per l'Europa, in pratica, se non per il mondo, e quest'anno, con mio grande piacere e orgoglio, hanno scelto San Marino, quindi di essere con noi e presentare queste Bene, attività questo è che un grande sono. appuntamento, eh? Questo è un Un altro appuntamento, grande speriamo di appuntamento. fare una gran bella intervista sia ad Andrea sia a Michael. Insomma, poi ripeto, saranno interviste un po' diverse da quelle che avete creato e che mi sono piaciute tantissimo a Piana delle Orme a ottobre scorso, perché proprio stamattina parlavo con Marco, probabilmente inizieranno come interviste, ma poi diventeranno un vero e proprio salottino, quindi è Certo. possibile che intervengano altri, metteremo anche una decina di sedie di fronte in modo che qualcuno se vuole sedersi.
no, nel salottino. Speriamo che, sai che c'è Giancarlo, speriamo che non ci sia troppa confusione. Dunque, l'angolo del salottino lo abbiamo studiato ieri, ah, e dovrebbe essere, diciamo così, tra virgolette, protetto. Ah, meno male, buono. Quindi non siamo in mezzo alla sala, non siamo in mezzo alla convention, siamo in un bel angolo, adesso lo stiamo anche delimitando con dei separé, dovrebbe venire molto bene, so, poi vediamo. No, perché sai, memore di quello che è successo a Piana, purtroppo è il problema dell'audio. Guarda, io adesso ci penso perché mi porterò anche un microfono, cosa che non avevamo a Piana delle Orme. Usavamo il microfono della GoPro, invece con un altro microfono riusciamo a sopperire, perché questo è un grosso problema per la qualità delle voci. Ma il microfono adesso non c'entra niente con la chiacchierata che stiamo facendo su questo podcast. No, però noi avremo microfono e altoparlanti in sala, ti possono servire anche quelli o... No, adesso pensavo proprio per dirlo, ma così almeno la gente che ci sta ascoltando, io stavo immaginando il salotto, perché il problema che abbiamo avuto più nelle ultime interviste è stato proprio dal punto di vista vocale. E quindi, pensando a quello che può succedere a San Marino, dovremo organizzarci meglio con l'audio. Dovremo fare le prove sabato mattina. Va bene. Okay, abbiamo detto in diretta che... Organizzazione tecnica online. Ah, d'accordo, ti ringrazio. Bene, Giancarlo. Detto questo, l'abbiamo un po' raccontata tutta. Cosa posso aggiungere ancora? Quello che vuoi, nel senso che poi invito tutti a visitare anche il sito dedicato, le informazioni ci sono tutte. Sì, io ho appena postato di nuovo sul gruppo tutti i link alla pagina della convention per dare tutte le informazioni. E com'è? Previsioni del tempo per questo fine settimana, Giancarlo? Ma diciamo che sono a nostro favore. Ah, meno male, perché... No, nel senso che non sarà caldissimo, quindi probabilmente nuvoloso. Qua oggi è abbastanza freddo ancora. Sì, ma anche qui a Latina, siamo qualche livello più in basso. Bene. Insomma, nel fine settimana dovrebbe essere una temperatura adatta per restare in convention. Ecco, diciamo così. E anche il tempo sarà con noi. Giancarlo, grazie per la tua partecipazione. Invitiamo di nuovo tutti a San Marino. Avremo modo di parlare di nuovo di giochi e affini. Giancarlo, un abbraccio forte e ci vediamo fra meno di 5 giorni. Ciao a tutti, grazie Mauro. Ciao Giancarlo, un abbraccio. Ciao. Bene ragazzi, avete sentito dalla voce dell'organizzatore della convention di San Marino tutto quanto troverete. E ne sono veramente contento, perché ci sono degli appuntamenti sia, diciamo, culturali che ludici, che direi da appassionato non mi vorrei perdere, quindi inviterei tutti a intervenire, sarà un piacere chiacchierare con tutti voi. Penso non si riuscirà a chiacchierare poi con tutti, perché se siamo così tanti, i discorsi saranno veramente infiniti. Comunque, Fabio Pellegrino dalla Sicilia, io porto il sole. Non lo so, ma qui a Latina fa freddo e vi ricordo che a San Marino spesso e volentieri portatevi un maglioncino, in quanto qualche grado in meno c'è. Marco Mengoli se n'è andato, ricordo che Marco Mengoli condurrà le interviste da Non War Gamer, e come avete capito a me sarà, come al solito, io dovrò disporre tutta l'apparecchiatura perché il Non War Gamer faccia il suo bravo compito. Vediamo un po'. Paolo c'era una stadiatriba fra Paolo, che diceva Brizzi è innamorato di Annibale ma considera sempre Roma il faro della civiltà, e invece Marco diceva che Zotti aveva un attimo modificato certe tesi di Brizzi. Ma questa riprova, ragazzi, che la storia è sempre un argomento in fieri, che viene modificata rispetto a documenti o scoperte di reperti che si fanno, quindi lo storico è sempre sicuramente da ascoltare rispetto al giocatore che cerca magari di carpire l'evento storico attraverso il gioco. Però, come dicevo prima, poi alla fine delle volte io dico che lo storico che entra nel wargame è ben accetto, ma poi se il wargame funziona e ci sono delle libertà storiche, ma possiamo anche, diciamo, giocare senza preoccuparci di queste, fra virgolette, libertà
storiche. Ragazzi, quasi un'ora di trasmissione, mi hanno detto di essere più breve e hanno ragione, in quanto vorrei sempre stare sotto i 45 minuti, ma delle volte non è possibile. I libri di Giuseppe Cascarino, Giancarlo, no, non li conosco i libri di Giuseppe Cascarino, non so nemmeno chi sia, scusate per autore sempre presumo di libri su eventi bellici. Poi parlava Giuseppe Gola, ha parlato con molta completezza dei tornei di Risiko e di quelli che ci partecipano, a riprova che coloro che partecipano ai tornei di Risiko possono essere grandi giocatori anche di wargame, quindi Risiko ben venga. Autore appassionato di rivocazione storica, ha pubblicato ottimi testi su Roma. Ecco, beh, è chiaro, non abbiamo parlato, però non era questa l'occasione. Abbiamo parlato l'altra volta quando parlavamo della situazione di San Marino dei barattieri, e quindi ecco perché Giancarlo lo nominava, che ha pubblicato ottimi testi su Roma, e Diego mi dà la conferma. Ragazzi, è tutto. Ci vediamo, o meglio, ci sentiamo domani per quanto riguarda il podcast dedicato alle associazioni, e domani il podcast sarà dedicato all'associazione di Trieste di Michele Cafagna, la coccarda napoleonica. Ricordo che a Trieste sono fiero di avere, abbiamo un altro casus belli a Trieste, abbiamo casus belli a Sorrento, però come io dico sempre, ci sono tante altre associazioni e ben vengano. E domani lo spazio sarà dedicato alla coccarda napoleonica, a quello che giocano, ai loro wargame preferiti, alle loro meccaniche preferite, in quanto la coccarda napoleonica è un'altra associazione storica che magari viene poco alle convention, ma è molto attiva sul territorio. Grazie ragazzi, e a tutto, via con la sigla!